Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori, chi ci segue anche in streaming, nettunotv.tv. Apriamo subito con la cronaca, due auto rubate a Bologna per fare un maxi colpo all'Apple Store, ma di Rimini. I malviventi hanno preso di mira il magazzino dell'Apple Store, stiamo vedendo questa immagine a Rimini, hanno usato una vettura come ariete per sfondare la porta del magazzino sul retro e una volta dentro hanno fatto incetta di Mac, iPhone e iPad caricandoli su un furgone per poi fuggire a tutta velocità con la refurtiva. Il tutto è accaduto poco prima delle 4, quando 5 ladri hanno lanciato il SUV rubato a Bologna contro l'ingresso. La vigilanza privata ha allertato il 113, la volante arrivata sul posto è stata speronata dallo stesso furgone con a bordo i malviventi, mentre il SUV è stato abbandonato sul posto. Il colpo avrebbe fruttato parecchio ai banditi che sono appunto riusciti a fuggire. E adesso parliamo invece di elezioni, perché ovviamente è un tema che sarà sempre più all'ordine del giorno. È stato presentato nella città di Bologna il movimento Potere al Popolo, nato a livello nazionale per abolire il Jobs Act e creare una rappresentanza trasversale ai lavoratori. Ne abbiamo parlato con Simone Gimone, segretario bolognese di Rifondazione Comunista, al microfono di Michela Conficconi. Abbiamo visto in questi anni di politiche liberiste quanto queste politiche non producano posti di lavoro, ma semmai producano contratti a termine, forme di non lavoro. Ecco, noi vogliamo cambiare ambito, vogliamo cambiare direzione rispetto. Quindi cambiare il Job Act? Quindi abolirlo il Job Act. Non temete di frammentare ulteriormente il mondo della sinistra in questo modo che già si è spaccato a favore poi di una vittoria paradossale, penso per voi del centrodestra? Ma noi ci poniamo al di fuori di questo ragionamento, nel senso che noi vogliamo dar vita a un movimento originale, quindi qualcosa che superi quella che è la classica dialettica centrodestra-centrosinistra, perché non riteniamo il centrosinistra portatore, come dire, di politiche in difesa dei lavoratori. In questi anni tutto ciò che non è riuscito a fare Berlusconi è riuscito a farlo Renzi. Questo è quello che noi vediamo e viviamo nella nostra quotidianità. Avete già avuto l'adesione di alcune realtà che sostengono questo progetto? Assolutamente sì. Ci tengo a dire che ci sono moltissime singolarità, in particolare giovani che non hanno mai fatto politica, che si stanno avvicinando a questo tipo di discorso politico. Hanno aderito realtà importanti, oltre al Partito della Rifondazione Comunista, ha aderito il Partito Comunista Italiano, ha aderito Eurostop, che è una rete importante che si è creata sui temi della contrarietà all'Unione Europea e della contrarietà al Patto Atlantico. È un percorso che è nato da un centro sociale di Napoli, ma che non finisce come la lista dei centri sociali. È una lista che unisce vari mondi e varie generazioni. Questo era appunto Simone Gimone. Adesso cambiamo pagina. È morto all'età di 70 anni Loris Ropa. Lo vediamo in questa immagine che tra poco la regia ci proporrà. Eccola qui, presidente del quartiere Borgo Panigale a Bologna, ex sindaco di Anzola per 2 mandati. Loris Ropa è stata una delle figure più popolari della sinistra bolognese, sia per la sua militanza politica fin dai tempi del Partito Comunista Italiano, sia per la sua riconosciuta giovialità. È stato lo storico presidente del quartiere Borgo Panigale a Bologna per quasi 20 anni, dall'85 al 2004 e successivamente, come detto, sindaco di Anzola. Negli anni 90 gestì la complessa vicenda della costruzione dell'alta velocità ferroviaria che tagliò il quartiere Borgo Panigale con espropri e abbattimenti di case ed era sempre molto attivo all'interno anche attualmente del Partito Democratico. E adesso cambiamo decisamente pagina e salutiamo l'ospite che è nei nostri studi, Maria Antonietta Ventre, presidente della fondazione intitolata Marielle Ventre, che con lei parliamo. Intanto buongiorno e benvenuta Buongiorno. del Canta Natale, un momento diciamo ormai tradizionale. Sabato prossimo, il 16 di dicembre, alla presenza anche tra l'altro dell'Arcivescovo di Bologna, è così? Sì, coincide con il 22° anniversario della scomparsa di Marielle, la data, quindi il nostro arcivescovo verrà a presiedere la messa in memoria di Marielle. Prima il Canta Natale è oramai tradizione che per ricordare padre Berardo Rossi Tanto stiamo vedendo proprio delle immagini del Canto Natale, direi edizione dell'anno 2016, dell'anno scorso. scorso, con Padre Berardo sì. Rossi, cofondatore dell'Antoniano e direttore per tanti anni dell'Antoniano, ha scritto questo Canta Natale, racconto del vero significato del Natale ai bambini e ai ragazzi. E
dell'invenzione da parte di San Francesco del presepio a Greccio. Riempiremo, mi auguro, il santuario basilica di Sant'Antonio di Padova di bambini, perché interverranno tutti i bambini della parrocchia e interverranno anche i bambini della scuola Marie Leventre di San Pietro in Casale, che è la scuola gestita da Walter Brugiolo alias Popoff. Quindi, nata tra l'altro questa scuola da alcuni anni grazie all'iniziativa appunto della persona di Popov, sì, ma anche di alcuni, sì, genitori che si sono impegnati, sì. Ed è una bellissima realtà tra l'altro, e quindi bellissima, e quindi li abbiamo invitati, verranno, canteranno anche canti natalizi, perché questo racconto, che sarà letto, quindi voce narrante sarà Giorgio Comaschi, verrà diciamo intervallato, spezzettato con canti natalizi. I protagonisti, i primi, saranno i vecchioni di Mariele. Mariele chiamava vecchioni i bambini che, ahimè, raggiunti i 12 anni di età, dovevano, essendo troppo vecchi, lasciare il piccolo coro. Questi bambini, oramai genitori a loro volta, di varie generazioni, di varie formazioni del coro, si sono riuniti, hanno dato vita al coro dei vecchioni di Mariele e canteranno canti natalizi. E la cosa assume un particolare significato proprio perché è nostra intenzione, intenzione della Fondazione Marie Leventre e soprattutto di Mariele, che aveva un amore per i giorni natalizi. Lei si cambiava completamente, entrava in questa atmosfera e ci teneva a spiegare ai suoi bambini, e anche noi vorremmo fare altrettanto adesso, a spiegare ai bimbi che cosa significa Natale, che cosa sono i giorni del Natale. Siamo tra l'altro appunto nel tempo dell'Avvento, appunto è opportuno ricordare questo Natale, lo stesso Cardinal Biffi dice che a volte ci si dimenticava, no, perché si festeggiava il Natale, del festeggiato che poi era nostro Signore. Okay. Senta, sabato 16 dicevamo, l'orario, chiaramente la cosa è aperta a tutti. Certamente, aperta a tutti, ingresso liberissimo, anzi partecipiamo alle ore 16 e poi sabato 16, di quindi sabato è facilissimo. 16. È facilissimo. Chiaramente all'interno nella Basilica di Sant'Antonio seguirà, come ho detto prima, la Santa Messa presieduta dal nostro Arcivescovo. Allora, proprio in questi giorni si è conclusa la 60ª edizione dello Zecchino d'Oro, ha vinto questa bambina di 9 anni di Faenza con la canzone Una Parola Magica. Insomma, dicevamo prima, anche lo Zecchino d'Oro è cambiato ovviamente negli anni. Lo Zecchino d'Oro è cambiato, i bambini sono cambiati. I genitori immagino anche. I genitori pure. Lo Zecchino cerca di stare ovviamente al tempo, mantenendo però le caratteristiche essenziali, cioè non è una gara di bambini, ma sono le canzoni che devono essere in gara e vincere. Per i bambini è un grande gioco. E mi pare che anche quest'anno sia stato mantenuto questo bel clima. Per cui Mariele ha dato la vita, perché i frutti si vedono ancora. Ecco, diciamo, quindi è bello che sia così. Bene, grazie davvero tanto a Maria Antonietta Ventre della Fondazione Mariele Ventre, canta Natale, sabato prossimo 16 di dicembre alle ore 16 in Sant'Antonio per vivere questo momento di avvento cantando e ricordando appunto questa bellissima figura di questa persona che tanto ha dato ai bambini, alla città di Bologna e devo dire un po' davvero un po' a tutto il mondo. Grazie davvero per essere stata con noi ospite di questa edizione. Grazie a voi, grazie a voi. Noi cambiamo decisamente argomento perché questa giornata letteralmente in vetrina alla bottega I Portici sotto le due torri c'è un attore comico che è Vito, che come dire, è lì per presentare il suo spettacolo Artusi, Bollito d'amore, che sarà in scena dal 20 dicembre al 7 gennaio al teatro Il Celebrazione di Bologna. Oggi lo abbiamo raggiunto e lo ha intervistato per voi Eleonora Monari.
Ho dato ordini agli chef e alle sfogline di fare un piatto tipico dell'Artusi, cappelletti all'uso di Romagna. Siccome io sono in teatro a Bologna con Artusi Bollito d'Amore dal 20 dicembre al 7 gennaio e siccome i portici hanno sempre un occhio di riguardo nei miei confronti, sono sponsor dello spettacolo, quindi oggi abbiamo deciso di fare questa festa al cappelletto romagnolo con Artusi in persona che viene assaggiare se veramente il suo cappelletto scritto nel libro è riuscito a rendere come lui avrebbe voluto, e credo che ci siano riusciti, perché se tu guardi sono delle sfogline meravigliose, sta tirando una sfoglia magnifica e i cuochi hanno fatto veramente un grande lavoro. Quindi oggi il cappelletto all'uso di Romagna, straordinario. Lo spettacolo è bello, la regia di Alessandro Benvenuti, io e Maria Piatimo, attrice comica straordinaria e grande gourmet, facciamo da mangiare in scena. Lei fa le tagliatelle, parte dalla farina, dalle uova, le impasta, le tira, le taglia, le condisce e io le mangio. Quindi ci sarà questo profumo che alleggerà nella sala di ragù, che non è niente, ma è uno spettacolo in odorama molto divertente, perché si ride tanto. Facciamo sei personaggi, tra cui la regina Margherita e il suo corazziere, che non è esattamente di Bologna ma ha abitato tanto a Bologna che adesso parla bolognese, me che quel che sta a Bologna, perché loro erano da sud, ma lei non sta a Bologna, la vorrei. E quindi niente, noi vi aspettiamo a teatro e qui ai portici a mangiare questa specialità. Va bene, quindi oggi una piccola preview insieme a te di quello che poi si assaggerà in tutti i sensi a certo, teatro. Certo, a teatro, oggi un piccolo aperitivo. E adesso parliamo invece di mobilità, circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle prime ore della mattinata sulla linea ferroviaria Bologna-Prato a causa del maltempo. Ora la situazione è in graduale miglioramento, ma davvero prima delle 9.30 il traffico era molto ridotto tra Prato-Vernio, mentre fra Bologna e San Benedetto-Val di Sambro e San Benedetto-Val di Sambro e Vernio erano stati attivati dei servizi di autobus sostitutivi. Adesso però la situazione è tornata di fatto alla normalità. Allora, tutti in attesa questa sera del nuovo appuntamento con 99esimo minuto, che viene prodotto e realizzato al Macron BFC Store di Galleria Cavour, ma c'è da parlare della gara di ieri sera del Bologna in una fredda e nevosa Milano. La nostra squadra, il Bologna, ha portato a casa, diciamo, purtroppo 0 punti, la nostra squadra invece sempre un lavoro straordinario. Darò subito la parola a te, Giacomo. Grazie Francesco, allora apriamo la pagina sportiva. Bologna perde 2-1 a Milano, cade sotto i colpi di Jack Bonaventura che segna 2 gol, uno al 10° minuto, uno al 76° minuto, e di fatto regala la vittoria ai rossoneri di Gennaro Gattuso. A nulla serve il pareggio di Simone Verdi, arrivato al 25° del primo tempo, però ci sono comunque segnali positivi, perché il Bologna, che si è visto ieri sera, ha fatto vedere, al di là di tutto, di essere una squadra molto competitiva. Lo ha detto anche Roberto Donadoni nel corso del post partita. Andiamo a sentire un flash di quello che ha detto in conferenza stampa il mister del Bologna. È così, dobbiamo comprenderlo, dobbiamo capire che ci sono i momenti della partita dove si può veramente fare la differenza e invece manchiamo nell'ultimo passaggio, nella rifinitura, nell'ultimo controllo che può veramente determinare un'occasione importante, no? Quindi noi dobbiamo essere bravi in questo, dobbiamo essere bravi a far tesoro di queste lezioni, perché sono troppe le partite che pochissima differenza poteva fare un enorme cambiamento in termini di risultato. Quindi non dobbiamo più accontentarci della bella prestazione o della sufficienza, ma dobbiamo andare anche un po' oltre, e se si vuole fare il salto di qualità è questo che bisogna cercare di colmare. Cosa manca in sostanza a questo Bologna per fare un salto di qualità, questo quid, questo qualcosa di necessario? Non è che le cose si risolvono dicendo cosa manca, sono tante piccole cose che fanno poi la differenza. Sapevamo che oggi il Milan avrebbe giocato una partita partendo con grande intensità, con grande convinzione, con grande spinta, e invece l'abbiamo subita un po' troppo subito, e questo è stato un errore, al di là del valore dell'avversario, ma noi dobbiamo essere più coscienti delle nostre capacità e quindi reagire in una maniera diversa, contrapporci in una maniera diversa. Poi dopo la partita l'abbiamo raddrizzata, l'abbiamo anche giocata bene, abbiamo avuto anche le chance importanti per andare in vantaggio, però è sempre quel piccolo scalino lì che va colmato, e ripeto, per qualcuno questo miglioramento lo intravedo, per qualcun altro ancora fatica nel accontentarsi di
sentirsi quasi dire che hai fatto una buona prestazione e tutto finisce lì. Le buone prestazioni sono importanti, ma poi bisogna finalizzarle, bisogna concretizzarle, no? E ancora da questo punto di vista qui dobbiamo crescere. 3 milioni in campo sicuramente Simone Verdi per il Bologna, ancora una conferma della sua ottima stagione, ha segnato il gol del momentaneo pareggio, però non è servito a niente, lui stesso non era contento al termine della partita, ha parlato in Mixzone, andiamo a sentire il numero 9 del Bologna. No, però abbiamo perso, quindi se abbiamo perso c'è qualcosa da migliorare, dobbiamo analizzare durante la settimana insieme al mister gli errori e cosa migliorare. Ma cosa è successo? Perché il Bologna non è riuscito a superare questo esame di maturità che sembrava lì vicino alla vostra portata? Abbiamo preso 2 gol banali, su il primo un lancio lungo, rimpalli in linea di rigore su una deviazione, il secondo invece non abbiamo letto bene la situazione, dentro l'area in questo momento facciamo un po' fatica, nel senso che tutti i gol che abbiamo preso perché non marchiamo dentro l'area dobbiamo migliorare. Hai detto bene, nel primo tempo abbiamo approcciato male, nel senso che non lo so, forse eravamo un po' timidi perché giocare a San Siro non è mai semplice. Siamo entrati in campo non male perché comunque poi abbiamo reagito dopo il gol, però in questo momento ogni volta dobbiamo prendere uno schiaffo, così è stato anche con il Cagliari. E questo non va bene perché poi quando giochi contro il Milan sappiamo che nonostante sia in un momento di difficoltà, giocatori comunque di qualità che ti possono mettere in difficoltà. È un passo indietro su questo secondo te o no? Non lo so, c'è tanto rammarico perché sapevamo che potevamo giocarcela ad armi pari e sapevamo che potevamo portare a casa un risultato importante. È un'occasione persa. Personalmente sei contento poi di aver fatto un gol qua? No? No, perché se poi non ci serve a niente. Rimane il gol, ma poi non ti dà niente, nulla. In Mixzone ha parlato anche Giancarlo Gonzalez, è tornato titolare al centro della difesa dopo l'infortunio al fianco di Philippe Lander, anche lui abbastanza critico rispetto alla prova difensiva del Bologna perché alcune situazioni potevano essere evitate, lo ha detto nel post partita e ha risposto anche alla domanda in vista della prossima gara, quella contro la Juventus domenica prossima. Andiamo a sentire Gonzalez. Sì, questo noi sappiamo che è una sconfitta che è fastidiosa per noi, perché è quello che manca per fare il salto di qualità, per arrivare più su alla classifica. Come tu lo dici, oggi una mia desviazione, ho fatto un gol e penso un po' sfortunata. Anche il secondo gol è un errore nostro, di tutta la squadra, perché quasi la prendiamo tutti. Ma anche penso dovevamo fare un po' di meglio, gestire più la palla e sfruttare dell'occasione che abbiamo avuto, dove potevamo fare anche il contrapiede di una miglior forma, ma non è andata così e alla fine pues, dobbiamo prendere con umiltà questa sconfitta. Noi siamo a testa alta, siamo coraggiosi perché siamo in nostra casa con nostra gente e dobbiamo giocarsela tutta contro la Juventus e anche qualsiasi rivale. È una partita importante per noi perché anche possiamo sfruttarla al massimo prendendo il 3 punti. Tornando a oggi, abbiamo visto passare anche i tuoi compagni, tutti molto tristi, molto scuri in volto, molto arrabbiati, perché sinceramente, soprattutto nel secondo tempo, avevate forse pensato di raddrizzarla e provarla anche a vincere magari? Questa è una squadra che è fatta di vincitore, allora è normale che dopo una sconfitta così fastidiosa sei un po' triste, sei un po' arrabbiato. Noi calciatori anche pensiamo tutta la notte che si poteva fare meglio, si faceva questo e l'altro, ma penso che è andata così, dobbiamo subito cambiare la mentalità di partita, questa andata è finita e dobbiamo pensare alla prossima che non facciamo gli stessi errori e non dobbiamo avere nessun rimpianto. Queste erano le parole di Giancarlo Gonzalez, aggiornamento sulla condizione fisica di alcuni giocatori del Bologna perché ieri è uscito per crampi Rodrigo Palacio, alcuni ad un certo punto si è temuto anche ci fosse un problema muscolare più grave, invece si tratta solo di crampi, mentre per quanto riguarda Ibrahim Mbaye, che non è stato ieri della partita per un affaticamento di sabato pomeriggio, ci saranno delucidazioni nel corso di questa settimana. La squadra oggi non si allena, allenamento domani a porte aperte alle 15 a Casteldebole. Veniamo adesso al basket perché perde la fortuna
Fortitudo, vince la Fortitudo 75-73 contro Forlì, buono soprattutto l'ultimo quarto della squadra di Matteo Bonicciolli, la squadra chiude l'ultimo quarto con il punteggio di 22-12 che di fatto la proietta alla vittoria. 14 di Amici, molto utile soprattutto all'inizio della partita, 12 di Cinciarini e 4 dell'ultimo arrivato di Guido Rosselli. Ha commentato così la partita Matteo Bonicciolli, ha detto questa è una vittoria dal valore pedagogico enorme, non abbiamo vinto con il talento e con le iniziative ma con un gruppo che tranne me, dice Bonicciolli, è fatto da bravi ragazzi. L'abbiamo vinta con la fatica, con il talento prima di Amici che è stato chirurgico, poi quello di Cinciarini e Mancinelli che ci hanno tenuti in piedi. Però non basta. Guardi, 46 punti presi nel primo tempo e poi come è cambiata la difesa, perché abbiamo faticato, ci siamo aiutati, abbiamo lottato a rimbalzo con un eroico Gandini. Possiamo non piacere per la qualità, ma la partita è piaciuta a me. Qui nessuno ci regala niente, le vittorie vanno conquistate e sono figlie del fatto che siamo bravi e belli. Questo è il pensiero di Matteo Bonicciolli. Per quanto riguarda invece la Virtus, è arrivata la sconfitta per la squadra di Alessandro Ramagli, 94-87 il finale a Cantù, con è arrivata la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite, 21 di Alessandro Gentile, 13 di Pietro Radori per Alessandro Ramagli, che stando ad alcune valutazioni potrebbe di nuovo tornare in discussione dopo questa sconfitta. Ramagli nel post partita ha commentato così, ha detto per essere competitivi qui serve un livello di energia che noi non abbiamo avuto, non siamo stati competitivi in questo dal punto di vista energetico, abbiamo girato a qualche giro in meno rispetto a loro, non abbiamo avuto l'impatto fisico necessario anche se con poche palle perse abbiamo concesso troppi canestri facili e questo ci ha frustrato. Aggiunge Ramagli, abbiamo sbagliato anche tantissimi tiri facili, abbiamo attaccato la loro area ma non abbiamo segnato mai. Sapevamo che ci sarebbe servita una partita di intensità ed energia, non mi ricordo quante volte siamo arrivati vicino, abbiamo sbagliato anche il tiro del meno 4, del meno 5, del meno 3 da sotto in maniera troppo facile e questo alla fine si paga. Queste le parole di Alessandro Ramagli. Era l'ultima notizia della pagina sportiva, grazie alla regia di Marco Sortino. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con 99esimo minuto. Da parte mia è tutto, a voi tutti, buon proseguimento di giornata.